probabilmente è questa la partita più importante di questa sera. Dopo ci sarà la finalissima, la gran finale con in palio $100. Ma chi vincerà questa serie, chi vincerà questa partita, sarà l'ultimo giocatore sudamericano a guadagnarsi lo slot per il Vasacast Invitational. Hanno combattuto per 2 giorni e sono arrivati fin qui e solamente uno potrà prendersi la gloria come giocatore Protoss dall'Argentina. Le forze di Ayur lo sostengono. Capoch! Nell'altro angolo in basso a sinistra invece è partito dall'inizio dal loser bracket e poi piano piano è risalito. Per molti è uno degli zerg più forti al mondo, ma deve dimostrare, e lo cercherà di fare in questa partita, dal Brasile, per le forze dello Sciame, Rizon! Pull posizionata a 14. Puzza germinale posizionata a 14 per Rizon, quindi un po' prima rispetto al normale, ma attenzione perché quello che è interessante è che proprio prima il game contro killer Capoccia aveva detto che odiava questa mappa, quindi questo potrebbe essere un piccolo vantaggio da parte di Rizon. Intanto attenzione perché qui va a posizionare il pilone energetico il giocatore Protoss, mentre dall'altra parte la forgia è stata posizionata da Capoch, che adesso probabilmente andrà a mettere anche il suo Nexus. È interessante vedere come in molti game abbiamo visto, specialmente negli Zerg contro Protoss, spesso il giocatore Zerg l'abbiamo visto partire di 8 pull, di 10 pull, quindi sembra comunque che in Sud America la parte Zerg sia molto molto più offensiva rispetto a quello che vediamo di normale. Tanto attenzione perché ancora non è stata presa neanche una exp da parte di Rizon, ma anche perché glielo sta impedendo costantemente Capoch. Adesso va a prendere la sua terza base, Rizon deve adesso distruggere questo pilone energetico, questo pilone basta, chiamiamolo, siamo più abituati a chiamarlo pilone. Vediamo che viene posizionata adesso anche la terza hatchery da parte dello Zerg brasiliano, che adesso inizia anche a prendere map control con questi trailing. Finito questo game, ci sarà anche la finalissima. Tanto attenzione perché Rizon aveva probabilmente dimenticato questo sorvegliante. Rizon aveva dimenticato questo sorvegliante, Nexus quasi ultimato, il secondo Nexus di Capoch. Andiamo a vedere il numero degli estrattori quando siamo 4 minuti e 51, sono 18 per Rizon, 23 per Capoch, mentre dall'altra parte sta arrivando la prima queen per Rizon, probabilmente tra poco arriverà anche la seconda, ecco infatti immediatamente ricercata anche la seconda, no scusate, la terza perché la prima era già praticamente mandata al secondo hatchery di Rizon. Ormai gli hatchery del giocatore Protoss e Zerg sono tutti terminati. Intanto Rizon a 5 minuti e 30 manda già un primo sorvegliante a cercare di capire quella che è la scelta di tech da parte del suo avversario. Non vedrà niente perché ancora niente è stato posizionato. Vediamo che continua a cercare di prendere tutto sotto controllo i due giocatori, map control molto buono da parte di Rizon, ci sarà molta tensione, chi vince questa partita sarà l'ultimo giocatore qualificato per il Vasacast Invitational dal Sud America. Poi ovviamente continuate a seguirci anche nei prossimi giorni, ormai mancano solamente 4 giocatori oltre ai 2 di questa sera e poi il tabellone sarà completo, il tabellone del Vasacast Invitational sarà completo. Attenzione perché ci sono questi due zilot, mentre è arrivata anche la fabbrica robotica, immediatamente posizionata la fabbrica robotica da parte di Capoch, mentre Rizon ha un ottimo map control. Andiamo a vedere il numero dei droni, in questo momento sono 36 per Rizon, 40 per Capoch. Vediamo che è arrivato in questo momento il terzo gas, a 7 minuti esatti arriva il terzo gas da parte di Capoch.
arriva a 7 minuti esatti il terzo gas da parte di Capoce mentre sta per finire la fabbrica robotica. Attenzione intanto a questo Zelota che potrebbe morire dai colpi di questi Ling. Difatti è così, 67 psi per Reason, 50 per Capoce, che adesso sta creando un prisma dimensionale. Attenzione, un prisma dimensionale da parte di Capoce. Attenzione perché potrebbe perdere anche quest'altro Zilot, potrebbe perdere anche quest'altro Zilot, non sarebbe positivo per Capoce. Brasile-Argentina, il portale dimensionale sta per nascere, ma sono posizionati in maniera egregia i sorveglianti da parte del giocatore Zerg. Andiamo a vedere, 58 sono gli estrattori di Reason, solamente adesso ha ultimato adesso sia il Roach Warren sia la camera evolutiva. Guardate quanti sono questi portali, tantissimi portali posizionati. Potrebbe non vederlo, attenzione, attenzione perché va dritto per dito questo portale dimensionale. Il sorvegliante vede tutto. Il pilone è posizionato, viene distrutto, ma sta arrivando con queste tre sentry. Attenzione, attenzione amici, Capoce potrebbe avere strada libera con questo prisma, potrebbe avere strada libera con questo prisma. Arriva, incredibile, vengono fatti degli ottimi force field e arriva, adesso potrebbe iniziare a warpare. Attenzione, potrebbe iniziare a warpare tutto ciò che vuole, potrebbe iniziare a warpare tutto ciò che vuole. Manca il force field, arriva il force field in questo momento, arriva il force field in questo momento. Capoce sta tenendo sotto controllo la situazione. Attenzione amici, 81 a 124, 83, ma sta warpando duramente, sta warpando duramente, sta perdendo tantissimi sorveglianti. Arrivano altre sentry, arrivano altre sentry, continua a tenere chiusa la rampa della main, continua a tenere chiusa la rampa della main. Capoce non può passare, Reason sta subendo grandissime perdite anche da quest'altra parte. Attenzione perché Capoce si sta veramente facendo un grandissimo game, continua a tenere bloccato sulla rampa il povero Reason che non può uscirne, non riesce a uscirne, non riesce a uscirne. Capoce avanza, potrebbe andare addirittura a prendersi l'ennesima rivincita contro Killer, è incredibile, si è bloccato in questo momento. Reason andrà a perdere un grandissimo numero di droni. Capoce si sta avvicinando, ha preso, sta facendo il check-in per l'Italia amici, ormai ha solo da imbarcare la valigia. Prova un best trade disperato, proverà in questo momento il suo avversario. Reason si muove verso un best trade, ma c'è già tantissime sentry, ci sono già due immortal, probabilmente neanche Capoce pensava di fare tutti questi danni. È incredibile, il giocatore argentino potrebbe a questo punto deve solo resistere, il Brasile ha le braccia incrociate, però Reason attenzione perché ha distrutto il centro cibernetico. Reason attenzione, ha distrutto il centro cibernetico. No, continua ad avanzare Capoce, continua ad avanzare Capoce, non si ferma, è costretto a tornare indietro Reason. Ormai la situazione per il povero giocatore Zerg sembra essere veramente difficilissima. È incredibile quello che sta succedendo. L'Argentina aveva pianto prima la caduta di Capoce, ma adesso Capoce si sta rifacendo alla grande. Capoce si sta rifacendo alla grande, 109 a 72. Ancora Reason prova disperatamente a recuperare la situazione. Il Brasile crede ancora nel suo giovane eroe, ma guardate ancora i force field dall'altro di Capoce, che vuole prendere in qualche modo la soddisfazione di vincere completamente questo torneo sudamericano. In questo momento il giocatore Protoss sembra essere vicinissimo e ce l'abbiamo amici, ce l'abbiamo, il secondo qualificato del Vasacast Invitational dall'Argentina, da Ayur, perché viene da Ayur, è Capoce. E allora incredibile, è rete, rete ancora una volta, mentre aspettiamo la finalissima. Vasa impazzisce e urla la folla, urlano i bambini, si spoglia, si leva la maglia del Brasile perché ha vinto l'Argentina. Rete! Assim, ó. Para, para, para.